quando vengono da te, forse l'avevi già anche detto prima all'inizio della diretta, dimmi esattamente allora cosa fai tu per prevenire, in base appunto a questa emergenza che abbiamo di Covid, quando viene una paziente da te, una mamma, futura mamma. Allora, beh, noi medici abbiamo tutti appunto i guanti e la mascherina, io porto anche gli occhiali, leghiamo i capelli, quindi tutta una serie di attenzioni particolari. A volte il camice monouso, questo anche un po' dipende poi dai casi. È presente sempre il dispenser con il gel per le Sì. mani, le pazienti devono entrare sole, da sole. Quindi non con il marito, non accompagnati. Devono entrare da sole, con la mascherina e con i guanti. E per il marito, come dicevo, tendiamo a fare magari qualche foto in più piuttosto che a fare qualche video dell'ecografia o altro, in modo tale che anche lui possa essere partecipe in ogni caso di questo momento speciale. Organizzatissimi, bravi, bravi, complimenti, bello. Perché il papà è molto importante, eh? Sì, Anche sì. se questo futuro bimbo è dentro la pancia della mamma, ma lui sente tutto, come hai detto, no? Perché poi Assolutamente. il padre, ecco, anche lì sarebbe una bella diretta da fare, l'importanza di avere in fianco una figura, appunto, il padre che rassicura la mamma, che gli crea uno spirito positivo, felice, sereno, cioè molto molto importante, giusto? Proprio Sì. perché poi non siamo circondati in questo momento da amici che gioiscono con noi, da familiari, quindi con ciò che abbiamo in casa e quindi in questo Anche caso. se Cristina, devo dirti che noi donne abbiamo delle riserve potentissime, Sì, ma non quindi. volevo peccare nel dirlo troppo, ma sai che condivido, sono tutta dalla tua parte. Tanta, tanta energia noi donne, tanta, tanta.